Allora, non so per quale motivo questa mi abbia chiesto di lanswappare. Ha preso ad even contro Vla, cioè non so contro chi cazzo abbia preso Riven, però il fatto che poi voglio lanswappare. Ma io posso andare tranquillamente dopo, il fatto è che giocherò contro Vladimir che ha il TP, io no. E spero ovviamente che mid vinca, perché se mid perde dopo sto swap, io dopo sto blind as fuck col fatto che lui c'ha il TP, io no. Q di Kayn. E take it easy, bravo, ha avuto tempo per farlo. Va bene così. Ai, mute. All good luck and fun. Ragazzi, io ve lo dico sempre, volete un trucco per vincere le partite? Di vincere più partite di cui perdete? La prima cosa da fare è fare slash fuel mute all. Adesso vi insegno un metodo che vi servirà molto per quanto riguarda la mental attitude per vincere le partite. Ascoltatemi bene. Le partite le potete vincere sia perché siete forti, sia perché fate buone call, sia perché il vostro mindset è molto forte, ok? Queste sono le tre cose che condizionano una partita, la vostra partita. E quello che dovete pensare voi è sempre a voi stessi, perché è una solo Q, quindi essendo solo Q dovete pensare a migliorare voi stessi. Allora, per quanto riguarda meccanico, ovviamente dovete esercitarvi tanto con il champion che volete giocare, o anche in generale. Decision making, idem. Magari per il decision making potete vedere qualche LCS match, o idem per le meccaniche, ma no, per le meccaniche più che altro LCS match potete cercare su YouTube qualche solo Q di qualche pro player coreano, o comunque anche europeo, perché no? E questo vi porterà a capire la solo Q del... Per migliorare in solo Q meccanicamente. Se così viene a fare la Q, prendiamo lo shield. Mazzo. E per quanto riguarda il mindset, ragazzi, molto molto importante. Se voi non riuscite a, diciamo, a passare sopra i ping o qualcuno che ti rompe il cazzo, raga, slash full mute all, mutate sia ping che le persone che vi parlano. Nel senso, è perfetto. Non ha senso cercare di dare una spiegazione a quello che si fa. Cioè, se voi sbagliate, lo sapete che avete sbagliato. Non c'è bisogno che uno vi dice in chat, guarda che hai sbagliato. Ma lo so benissimo che ho sbagliato. Che cazzo di senso c'è che tu me lo dici? Non c'ha senso. E questa cosa alla lunga potrebbe portarvi magari a farvi tiltare. Invece, se voi mutate tutti, a prescindere, avete questa scusante che nessuno vi può far tiltare. È vero che poi magari non sentirete i ping o cose del genere, ma dovrete prestare attenzione alla mappa, ovviamente. E basta. Un'altra cosa che vi posso consigliare di fare per quando siete in solo queue è scrivere su. Mo non mi ricordo come si chiama, però scrivere su YouTube. Oh, non mi ricordo come si chiama, forse neanche. No, cronografo. Vabbè, c'è un tipo di cosa. Che se tu. È inutile che lui sta qua. Che se tu la metti ogni 5 secondi su YouTube ti fa sentire un suono. E quando sentite quel suono, ragazzi, in basso a destra guardate la minimappa. Ogni volta che lo sentite, magari salterà ogni 5 secondi, poi una volta lo fa dopo 20 secondi. Ma ogni volta che c'è quel suono, il vostro occhio deve andare sulla minimappa. Non mi ricordo come si chiama. Dare sempre priorità alla farm. Questo è un bel ras per noi. Ricordiamo che lui ha il TP. Tra poco lui ci dovrà attendere perché ha la seconda Q. Giusto? Allora lo possiamo bedare noi. Ok, ha preferito non trattarci. Non ha molto senso per noi sprecare mana. Tipo fare QE qua in questo momento. Perché quel danno che ci fa lei in quel momento non ci serve. In questo momento il danno che ci fa lei non ci serve. Guardiamo. Stiamo attenti alla Q. No, qua ho fatto lei troppo tardi. Volevo assettare i minion invece l'ho affilato di entrambi. Pensate voi. Con Victor è molto importante fare la Q. Sia quando avete uno spazio di Rust, ovviamente. Ma soprattutto quando volete controllare la Rust dell'avversario. Cioè, se lui mi vuole fare la Q maxata, magari. E io lo voglio tradare in questo momento perché comunque ho più minion. Quindi, anche se prendo il danno della Q maxata con lo shield della mia Q e col danno dei miei minion, non faccio più danni di quanto me ne faccia lui a me. Decido di tradarlo. Guardo la minimappa, non c'è il jungler, quindi continuo a tradarlo. Appena mi fa una malattacco sulla mia E. Così so che lui non si muove. Questo è un trucco molto molto importante che dovreste capire. Quando l'avversario vuole non attaccarvi, perché prima o poi dovranno non attaccarvi, il loro jungler e bot. Prima o poi dovrà per forza non attaccarvi il loro laner, se no vincete voi il trade. Quando sta per partire il suo normal attack, dovete fare il vostro skill shot, perché proprio in quel momento lui non lo dodgerà. Qui se facciamo Q e normal attack è morto lui. Bravissimo. Ma noi va bene così. Va bene, lui ha il TP up. Perso una marea di farm lui. Ok, nice.
Buonissimo. Ho aspettato prima che facessi danno di E. Appena ho fatto quel danno di E, ho deciso di appunto killarlo. Ma c'è il cannone? Sta wave è quella col cannone, allora possiamo ultarla e poi andare back. Così wave cleariamo. Diga, Lasciatemi il regaliamo qua. sub e benvenuto alle Omnis. cagne di cane. Regaliamo. Ah, devo mettere la time, c'avete ragione. Comunque sto in live, ragazzi. Tiago Maru, grazie tanto al subscribe, grazie per essere stato su questo canale. Benvenuto nelle cagne di cane, bitch. Muovito subito l'uptime, grazie per avermi ricordato. Molto importante, ovviamente, l'item di Victor. Scarpe, pozioni e andiamo di control board anche. Allora, fai mettere uptime. Da quant'è che siamo in streaming? 6 minuti. Perfetto. Messo. Uptime messo. Perfetto così. Ok. Torniamo in lane. Adesso abbiamo molto wave clear. Dovremmo sfruttare molto questo wave clear contro Victor. Perché pushando la wave sotto la sua torre, lui perderà sempre di più dei CS. Perché essendo un champion AP, ha poco AD. E avendo poco AD, la setterà molto, con molta difficoltà i champion sotto torre. Ora, certe volte tantissime persone mi chiedono quando conviene frizzare la wave, quando conviene. Pingiamo il miss. Quando conviene non frizzarla. Ora, in questa situazione, potete fare entrambe le cose. Tutte e due le cose vanno a vostro favore, sia frizzarla che non frizzarla. Allora, frizzandola avete il fatto che controllate la wave e siete più safe dal loro jungler. Ok? Però magari lui potrebbe lasciare più CS. Pushando 24-7 e facendo pressure sotto la sua torre, avete occasione di fargli perdere più CS. Però allo stesso tempo siete più rischi voi perché lo Diga, jungler vi vuole lasciatemi il sub tankare. e benvenuto alle cagne di cane. Holy shit, Nanfi. Grande Che bello. cane, siamo a due. Nanfi, hai rifatto il sub da 10 dollari. Holy shit. Grazie tante dei sub 10 dollari, Nanfi. Nanfi 97. E benvenuto alle cagne di cane, bro. Grazie tante. Continuiamo a pushare. Vladimir e mid hanno swappato. Qui a lui lo possiamo addirittura killare, sapete. Oh shit, pensavo. Ok, restiamo quando possiamo. Vabbè, Diga, adesso no, perché lasciatemi sennò. il sub e Ok. benvenuto alle cagne di cane. Perfetto, perfetto, perfetto. Ma frezzami 8 sto cazzo, gabbotto. pelato di merda. Oh shit. Scappiamo verso di qua, così lo stuniamo magari. Lo slowiamo così. E questo è un bel problema. Exhaust. Ok, nice. Grazie tanto al signor Gabbo di 2 mesi di resuberi. Benvenuto nelle cagne di cane. Felato, comunque ci chiami. Tuzza col cerchietto. Old memes. Non compreremo niente. Solo la pozione e un'altra control. Magari perché questa ce la potrebbero levare visto che ce l'hanno sputtata. E torneremo top. Molto buono, così sono più che soddisfatto. Siamo scappati, abbiamo giocato safe. Quindi comunque stavo dicendo prima, dipende da voi. E qual è il vostro playstyle? Se avete molto controllo della lane, quindi fate molto caso alla minimappa. Se fate molto caso alla minimappa, potrete tranquillamente pushare la wave. Se siete, diciamo, player che non fanno caso molto alla minimappa, quindi nob player, perché quelli sono nob player. Io, sotto questo punto di vista, sono molto scarso. Non faccio quasi per niente mai. Cioè, adesso, in questo periodo che non gioco da pro, non faccio quasi mai caso alla minimappa. Anche se in realtà, quella cosa che vi ho consigliato prima, di guardare la minimappa ogni 8 secondi, vi serve per crearla come una cosa istintiva. Capito? Che poi, effettivamente, voi vedrete la Le linee! mappa ogni volta come se aveste quel suono sempre in testa, ma in realtà non ce l'avete, è semplicemente una cosa istintiva, capito? Non so, come magari vai a Fatbox e istintivamente ti copri la mano col cazzotto che ti arriva dall'avversario, capito? Tutta una cosa istintiva. Poi se volete imparare a doggiare, ragazzi, quello che vi consiglio è magari giocare a quei giochi che con il mouse ci mettiamo qua.
Spessiamo qua dentro al cerchio. È tornato lo shield. Ah, mi vedevo l'ignite, my bad. Mi sono messo qua per cercare di do già la vision, ma ce l'ho fatto la prima volta quando lui mi voleva ulta. Ci sono riuscito, ma dopo no. Ho sbagliato io qua perché non avevo mana e ho sbagliato di mettere così tanto tempo in top. È stato totale my bad qua. Dopo che ho fatto lei sarei dovuto andare back, a meno che non l'avessi hitato die. Ma infatti non avrei dovuto proprio fare. Ho sbagliato, colpa mia. Va bene, shit happens. Torniamo top. Non avevo l'exhaust up, non ho il flash up. Totally trollato. Andiamo mid. Ah. Sto giocando Victor top perché Riven mi ha chiesto di swappare. Non so per quale motivo Riven in early game mi fa: guardi, voglio andare contro Yasuo, vai top. Ho detto ok, vado top. Occhio. Datemi qua. Ok. Abbiamo una nice farm comunque, quindi non ci preoccupiamo di niente. Victor è un champion che scala late game, quindi farmiamo quello che possiamo. Qui mi ho fatto 8 CS perché sono ritardato. Ecco, punto. Andiamo bot, tanto mid non possiamo rimanere. Qua è molto buona questa... Ah, vedete, questa era un bot, io non me la so spiega. Non so dirvi per quale motivo adesso sto andando bot. Lo sto facendo perché mi trovo in posizione mid per la quale posso rumare bot, perché tanto è inutile che sto mid. E se Yasuo rimane mid, Riven si prende la top, capito? E se loro rimangono bot li possiamo levare. Capito? Però mi viene naturale pensare a una cosa del genere. Aspetta, aspetta, aspetta. Buono. Nice drop. Shivan è top, Yasuo dov'è? Non so dove sia Yasuo, però ho l'exhaust per Yasuo, quindi nel caso in cui sia qui, so cazzi sua. Perché con l'exhaust lo chiamiamo. Regaliamo, vediamo l'altro di me. Buono. L'exhaust non è servito perché ho fatto un bel flash MF. Qui vorrei sbloccare la E per il mana. Prova a vedere. Ancora mi dobbiamo bene a fare la E. Infatti avete visto l'ho filata. Però va bene. Facciamo un bel po' di danni. Regaliamo. Abbiamo il terzo item di Victor. E qua dobbiamo decidere cosa farci. Io credo che la Lich Bane o la Relay siano molto good in questo spot. Perché hanno Yasuo o Shivano con i champion che ti possono uccidere molto. E la Relay è molto molto forte. E infatti credo che biderò Relay o Lich Bane. Poi anche la zona più là. Ma per adesso Relay o Lich Bane. Scarpe potremmo fare ninja tabby tranquillamente. Facciamo le scarpe e andiamo di relay. Credo sia molto più strong fare la relay in questo momento. E abbiamo anche la ulti potenziata adesso, perché abbiamo i 3 item potenziali. Perfetto. Non utilizzo nessuna hotkey per far stare range. Clicco E faccio range. In realtà con la di Victor mi sa che lo fai. La di Victor basta tenere premuto E. È proprio così la skill. Andiamo a farmare top perché c'è una wave molto enorme. Comunque, più giocate, più vi verrà naturale fare determinate cose. Certe cose non si riescono a spiegare. È come quando uno guida la macchina, diciamo, no? Mia madre dice: mamma, quando è che dovrò premere così, devo fare così, devo focare? E mi dice: ah, non lo so, mi viene naturale. Capito? Ci sono delle cose che ti dovranno venire naturali. Devi solo passarci tanto tempo. Ed è possibile che lo facciano tutti. Basta che lo fai in modalità... in modo corretto. Poi vi ricordo che una grande costante per imparare a fare determinate cose non è la quantità, ma è la qualità. Sempre, in tutte le cose. È la qualità, non la quantità. Cioè giocare 3 ore e giocarla al 100% invece che giocare 8 ore e giocarla al 70%. Capito? Meglio 3 ore al 100% che 8 al 70%. Che vi voglio dire? Ricordatevi. Oh shit, dude.
My shit. Ma sai, questi hanno give upato, ragazzi. Pushiamo. Sì, ah, sì, abbiamo giocato anche abbastanza bene. In realtà non abbiamo giocato per niente male. Questo è sincero. Partita clean, mi è piaciuta. Molto tranquilla. Abbiamo giocato come dovevamo giocare. Molto buona. Usciamo sta wave, regaliamo. Io andrò top prima di regalare. Buono. Buono, buono. Bella combo che abbiamo fatto. E abbiamo vinto il game a 16 minuti. Nice to know. Buono. E fatelo ci killà. Fatecelo killà. Buono. Buono, buono, buono. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Un faccio a tutti e ciao ragazzi.